L'ospedale è il luogo in cui per il 90% si nasce, si soffre, si muore. La gente nasce, soffre e muore in ospedale. E questo fa dell'ospedale un luogo privilegiato La dell'evangelizzazione. ragionevolezza della parola che andiamo ad ascoltare, che andiamo a mettere in pratica, la quale non ci dice mai cose fuori dal contesto della natura umana. Un piccolo segno di testimonianza che noi siamo chiamati a dare di carità. La pastorale in ospedale è un impegno molto importante. L'ospedale è il luogo in cui per il 90% si nasce, si soffre, si muore. La gente nasce, soffre e muore in ospedale. E questo fa dell'ospedale un luogo privilegiato dell'evangelizzazione. E naturalmente ciò che evangelizza non è tanto il cappellano da solo, ma è una comunità cristiana, è una presenza cristiana che evangelizza, una presenza fatta dei cappellani, certo, ma anche dei ministri, degli operatori sanitari cristiani che si sbilanciano per la fede in questo lavoro. Io sono qui da appena 3 settimane, quindi il tempo non è molto lungo, però certamente ci sono già alcuni segnali ed indirizzi importanti, indicazioni importanti. La prima differenza che ho riscontrato è che qui in ospedale i rapporti con le persone divengono immediati, sono immediati rispetto alla pastorale ordinaria, rispetto alla parrocchia. Questo perché le persone che qui si incontrano vivono momenti di sofferenza, di fatica e quindi si va già all'essenziale. In testa non hanno tante cose, in testa hanno il momento che stanno vivendo o il momento che il loro familiare sta vivendo e quindi il rapporto diventa immediato, la sintonia diventa quasi immediata. Il mio ministero qui si svolge essenzialmente con la visita ai pazienti, e naturalmente una visita che è programmata per reparto, ma anche su chiamata, dove là dove c'è bisogno, dove i parenti, magari o anche gli operatori sanitari, richiedono il cappellano. La cosa interessante è questa, tu non sai che chiamata puoi ricevere, può essere un decesso, può essere una unzione, può essere una confessione, può essere anche raccogliere lo sfogo di un familiare o di un operatore dell'ospedale, non sai, non sai che modalità, non sai a cosa vai incontro. Il mio ministero appunto parte la mattina, io arrivo qua la mattina, prendo le consegne e poi inizio a girare per i reparti. La preghiera però ti dà l'aiuto e la forza per trovare l'attenzione necessaria, il silenzio, l'ascolto e forse anche la parola e il consiglio giusto per ogni momento, per ogni circostanza, per ogni necessità. Dunque, la nostra presenza qui, così come la presenza dei ministri che ci aiutano, è regolata dal principio di fondo del concordato fra Chiesa Cattolica e Stato e da una legge regionale che regola un po' anche la nostra presenza dentro l'ospedale. Poi ci sono tanti aspetti che sono lasciati anche un po' all'impegno di ciascuno, all'impegno di ciascun cappellano e di ciascun ministro. Prevede che la diocesi, attraverso il cappellano dell'ospedale, garantisca una reperibilità 24 ore al giorno tutto l'anno.
Per garantire questa reperibilità siamo due cappellani preti e un diacono. Quindi di per sé abbiamo orari di lavoro veramente molto intensi. Grazie a Dio abbiamo anche uno spazio che così ci è stato destinato dall'USL in questi ultimi tempi, in quest'ultimo anno e mezzo, che è praticamente uno spazio, diciamo, interessante, è ritagliato dentro, diciamo, il blocco principale dell'ospedale, e che ci garantisce anche un po' di privacy e nello stesso tempo un accesso immediato ai reparti qualora ci fosse un'urgenza, una chiamata. Una presenza continua e tutto l'anno, tutti i giorni, giorno e notte, ecco, garantita da, in fondo, due preti e un diacono. E, ecco, questa per esempio può essere, no, una chiamata. Il ministero qui in ospedale è un ministero che copre 24 ore su 24, mentre in parrocchia, terminati la sera gli incontri, le attività, ti puoi dedicare più a te stesso, sapendo che fino a una certa ora della mattina successiva non hai nulla da fare se non il riposo o il tuo studio, la preghiera personale. Qui in ospedale non è così. Nei giorni di turno sai che puoi essere chiamato a qualsiasi ora, della notte, della mattina, come della sera tardi, per portare una parola buona, un conforto, un aiuto, la benedizione e la presenza di Dio. Indicativamente io vado dai pazienti e propongo la preghiera, e assieme alla preghiera, se poi così è richiesto e vedo che è possibile o che penso che il paziente così sia interessato, si fa anche una riflessione più profonda, a partire dallo stato di vita, a partire dalla malattia, a partire da ciò che il Vangelo così in qualche maniera, diciamo, aiuta le persone a suscitare speranza e ad avere una visione che va un po' più ampia della vita umana, non solo sull'immediato stato che in questo momento per il malato è uno stato di sofferenza. La nostra giornata inizia con la preghiera insieme, la preghiera liturgica delle lodi, a cui si aggiungono poi per qualche minuto anche gli operatori, per un Angelus, una preghiera più breve, ma incentrata non solo sul saluto dell'angelo a Maria, ma anche sul Vangelo del giorno. E poi quella preghiera fatta insieme dà a noi la forza di vivere la fraternità, i momenti magari del pranzo, le occasioni che poi si ripropongono lungo la giornata, ma soprattutto danno la forza e la capacità di rispondere ad ogni chiamata che ci viene fatta lungo la giornata. È un appuntamento abbastanza agile, alla fine 3-5 minuti di preghiera, però il tempo che permette poi a operatori super impegnati, insomma, di convergere un attimo nella chiesa per una preghiera insieme, poi ognuno va al suo luogo di lavoro. Abbiamo la messa tutti i giorni alle 3:30, preceduta dal rosario, e poi abbiamo una presenza nei reparti, ecco, secondo i turni, secondo il programma che decidiamo, ecco, giornalmente anche con l'altro cappellano e con il diacono. Certo, la preghiera deve essere il punto centrale, deve essere la sorgente del nostro servizio poi agli ammalati o ai familiari che li assistono.
Io ho sempre in mente le parole di Madre Teresa, che ho avuto anche la fortuna di vedere quando già era anziana e di sentire proprio dalle sue labbra l'importanza della preghiera. Lei ricordava come nelle sue case le sue suore, prima di uscire lungo le strade a raccogliere i poveri, gli ammalati o i moribondi, fanno un'ora e mezza di adorazione. Perché? Perché non è possibile vedere nel volto di quel malato che chiede aiuto, nel volto di quella persona che magari si arrabbia o è abbandonata, non puoi vedere il volto di Cristo se prima non sei stato con Lui. E questo è importante anche per noi. Io leggo questa presenza di due sacerdoti nella realtà dell'ospedale a quella pagina del Vangelo che abbiamo letto, meditato anche qualche giorno fa, laddove Gesù invia i suoi discepoli per predicare il Vangelo e per curare i malati, e li invia a due. E un grande padre della Chiesa, Gregorio Magno, diceva che questo invio a due aveva una finalità, aveva una ragione. L'invio a due per manifestare, per vivere concretamente la carità, perché meno che fra due persone non ci può essere carità, amore vero. E quindi questa opportunità che ci è data di vivere insieme è un piccolo segno di testimonianza che noi siamo chiamati a dare di carità, di amore, di comprensione, di sostegno vicendevole. E questo credo che sia un segno non solo positivo, ma un aiuto grande anche per chi operatore cerca di vivere il suo essere cristiano qui in ospedale. Sapere che ci sono persone che seguono l'insegnamento del Vangelo, si cercano di amarsi, di comprendersi, di capirsi l'un l'altro. E quindi questa presenza a due, con il sostegno e l'aiuto anche di un diacono permanente, di Marcello, è, di questo ne sono convinto, per l'ospedale, la comunità, gli operatori, un segno forte, una testimonianza semplice ma profonda, vera. Ovviamente essere cappellano di un ospedale è un impegno che ha caratteristiche precise, è veramente una vocazione nella vocazione. Non è scontato che per il fatto che sei un prete diocesano, questo lavoro in ospedale possa essere adatto per te. E per svolgere un lavoro in ospedale ci deve essere una sensibilità così adeguata. Cioè, se questo tipo di impegno ti corrisponde, allora ci stai dentro e vivi anche i momenti difficili, anche le fatiche che ci sono, fatiche a volte anche proprio fisiologiche, no? Cioè le chiamate di notte, ecco, incidono anche un po' fisiologicamente, però lo vivi e ci sono anche tante soddisfazioni, delle soddisfazioni forse più grandi di quelle che ci possono essere in un impegno in parrocchia. Presupposto di tutto però è che ti corrisponda, cioè che tu avverta che dentro la tua vocazione ci può essere una chiamata ad un impegno nella pastorale sanitaria.
rivolgo all'umano, perché come ministro del Vangelo mi rivolgo a quella parte di umanità delle persone che è simile in tutti ed è raggiungibile attraverso la parola e l'annuncio del Vangelo da parte di tutti. Non mi muovo attraverso pregiudizi, per me sono tutti uguali. Se sono accolto, annuncio, se non sono accolto, rispetto, saluto e auguro comunque guarigione e salute a tutti. 15 anni fa circa mi è morta la figlia maggiore, Carlotta, praticamente investita da un'auto. Io sono stato davanti a mia figlia morta, l'ho vista in agonia e l'ho vista morire. E qui capita abbastanza spesso che ci siano dei bambini che muoiono, che ci siano delle persone giovani che muoiono, che ci siano delle mamme da consolare, dei padri da consolare, che si veda nei loro occhi una disperazione immane, perché non hanno il dono della fede o in quel momento lì il dono della fede non viene preso in considerazione o è lontano, perché la disperazione li porta a essere quasi come impazziti dal dolore. Ecco. E la mia presenza, non solo come ministro della Chiesa, ma anche come uomo che può testimoniare di essere stato davanti a questo fatto, di avere questa esperienza, ha di per sé un beneficio e una consistenza tale che mi dà la possibilità di entrare nel merito con queste persone, con una forza, con un sostegno e non solo legato, dicevo, al ministero e alla fede, ma anche alla condivisione della stessa umanità. Che le persone quando sono ammalate, quando ci sono quando è messa in discussione la vita stessa, quando la malattia pregiudica in qualche maniera anche la vita ordinaria, la vita normale, e l'uomo si scrolla di dosso tanti di quei pesi, tanti di quei pregiudizi che è raggiungibile immediatamente. E noi normalmente, ordinariamente per strada, prima di raggiungere l'umanità raggiungiamo tutte quelle costruzioni che l'uomo si pone a difesa di se stesso, dei propri pensieri, della propria intimità, tutto quel fardello di pesi che lo appesantisce, che lo rende meno umano, che lo rende meno raggiungibile. Ecco, questo all'ospedale non c'è. Quindi il rapporto umano è possibile in maniera molto profonda, molto ricca per entrambi. E in questo contesto l'annuncio del Vangelo ha una forza sconcertante, perché non è condizionato da pregiudizi. Io vado a consolare perché quell'esperienza l'ho già vissuta e so come procede nel tempo, so quale caratteristiche possono avere negli anni questo tipo di esperienza, so come si esce da questa esperienza, posso consigliare perché l'ho vissuto, non perché l'ho studiato, l'ho imparato. Naturalmente poi ci sono anche strutture che possono poi aiutare il confronto e la pastorale sanitaria e le iniziative che si vogliono mettere in atto, per esempio il Consiglio Pastorale Ospedaliero. Una struttura in cui convergono cappellani e rappresentanti dei ministri della comunione eucaristica e operatori sanitari cristiani, e insieme si decidono un po' le linee della nostra presenza, del nostro agire dentro l'ospedale. La realtà dell'ospedale è una realtà, a mio parere, di prima linea, è una realtà di missione vera, è un terreno di evangelizzazione. E noi sappiamo bene che non possono evangelizzare, non possono, portare l'annuncio solo i sacerdoti.
Anche e soprattutto i laici cristiani sono chiamati a fare questo. E questo consiglio pastorale dell'ospedale, che è stato creato alcuni anni fa, raccoglie le tante anime, le tante sensibilità degli operatori che desiderano vivere la loro presenza in ospedale come cristiani, come discepoli di Gesù, di colui che ci ha detto che nei malati, nelle membra sofferenti si nasconde Lui, si rende presente Lui. E quindi è molto importante la presenza, il sostegno, lo scambio, l'amicizia che c'è con gli operatori sanitari e che il Consiglio Pastorale dell'ospedale ci dà la possibilità di vivere. C'è poi quest'altra realtà, affiancata ma molto importante, la presenza di ministri istituiti, di persone che hanno il ministero, cioè il compito di aiutarci a portare l'Eucaristia nei vari reparti e quindi a far incontrare chi lo desidera con la presenza del Signore, che come allora anche oggi passa per consolare, per farsi vicino, per farsi incontrare da chi vive la realtà della sofferenza. E lungo questi anni si è costituito un numeroso gruppo di ministri che vive soprattutto la domenica questo compito, questo servizio. E vi inviterei veramente a venire a vedere questa realtà, perché soprattutto la domenica noi celebriamo l'Eucaristia, la messa alle 8:30, insieme preghiamo con la liturgia delle lodi e poi al termine della messa questi ministri partono, come nella Chiesa antica, partono per rendere presenti e partecipi anche coloro che non possono essere fisicamente lì alla liturgia perché costretti a letto, perché impossibilitati dalla malattia. E questa è una cosa molto importante. Quando, e nel Vangelo lo riscontriamo più volte, quando le persone non possono andare da Gesù, ci sono alcuni della parentela, del villaggio o della cerchia dei conoscenti che li prendono e li portano a Gesù. Il compito dei ministri è proprio questo, far incontrare a chi è nella sofferenza, a chi è impossibilitato, far incontrare il Signore che ancora oggi si rende presente. E allora il mio non è, diciamo così, un appello, è però un consiglio. È vero, la realtà dell'ospedale raccoglie le persone ammalate, raccoglie le persone, diciamo così, che hanno una patologia urgente, che vanno curati. Però in tante zone della nostra diocesi, in tante parrocchie, ci sono piccoli ospedali, case protette o strutture per anziani. Perché alcuni operatori, alcuni ministri delle parrocchie non si prendono a carico questo? Perché dalla parrocchia non potrebbe essere mandato un ministro? Questo è il modo per rendere presente, rendere vivo il Vangelo e far incontrare tante persone che non possono con la presenza di Gesù, che viene a portare la consolazione, viene a portare l'aiuto, viene a portare la forza di abbracciare, prendere su di sé e portare meglio che si può la croce. Se sei operatore cristiano, se sei un operatore sanitario cristiano, cattolico, e hai piacere di collaborare con altri operatori sanitari cristiani nella struttura, contatta il cappellano e insieme, ecco, e cercheremo di servire la Chiesa e il Signore.